Ciao a tutti amici di Player Inside, purtroppo è successo un piccolo disguido, giusto Midna? La nostra cara Midna purtroppo ha fatto una minchiata, cioè a livello di selezione di una scelta appunto nel gioco, e ha fatto questo, cioè Matt attacca il branco di cervi, il branco reagisce e spinge Matt giù dal dirupo, e poi sbagliando appunto Matt precipita e muore perché non hai fatto bene il Quick Time Event. Esatto, e siccome mi ero accorta che non stava registrando il gameplay, quindi ho fatto questo errore e purtroppo il Esatto. gioco va avanti e non permette di riproporre, diciamo, la stessa parte di gioco. Lo rivedremo dopo nel riepilogo delle scene salienti, però intanto perdonateci, ragazzi, chiediamo proprio bene, ci mettiamo Scusa, così proprio. scusate me, Esatto, perdonate perché stava giocando lei, stava giocando male, me. No, quindi. nel senso Però è che io. andata così, è andata così, è il suo perché. Il fatto che Matt sia morto, e ci stava pure un poco sul cazzo perché era l'idiota del gruppo, anche non era Sì. proprio idiota, era un po' bestia. Purtroppo è stato un errore, ma questo gioco è bello anche per questo, ragazzi. Cioè, le scelte che si verificano possono essere anche frutto del caso. E vi ricordiamo, ricordiamo agli amici a casa, che la nostra partita è basata moltissimo su come viene la prima run, e poi noi per i fatti nostri ce lo giochiamo cercando di essere il più perfetti possibile. Bene, adesso siamo nei panni di Emily, che è antipaticissima, avremmo preferito che fosse morta lei. Anche in questo caso abbiamo litigato, quindi con Mitra. Questo Sì. gioco scinde una famiglia, quindi abbiamo detto, perché Esatto, io sarà quello. non avrei scelto di attaccare i cervi, non l'avrei mai Ma scelto, io l'ho anche fatto perché. distinto perché è stato un attimino, il cervo era vicino, l'ho attaccato, mi sono accorta che non stava registrando e quindi è stata una reazione d'impulso e purtroppo il gioco Non non è ti perché fa. non stava registrando che hai attaccato il cervo, quello ce ne siamo accorti dopo. L'hai attaccato perché volevi attaccarlo. È stata una cosa d'impulso, Ragazzi, ecco. però che bello poter raccontare un gameplay in una maniera. Cioè, quanti altri walkthrough vi offrono questo? Cioè, l'impulsività, l'imprevedibilità del giocare in coppia, perché è sempre così. Chi gioca in coppia questo genere di giochi e anche altri sa a Che cosa ci diavolo fa? facciamo, a cosa facciamo riferimento. Ok, si è accesa questa luce, che cos'è secondo te, Midna? Una luce. Ma cosa può È essere? qualcuno che sa che mi sto salendo lì e quindi lo sta Sicuramente, aspettando. quello stesso che ha fatto il gioco, tra virgolette, già con Josh, Ashley, se non sbaglio si chiamava così, e anche con Sam. Non siamo neanche stati fortunatissimi, No, nelle no. nostre scelte, cioè abbiamo fatto morire un po' di gente, però è bello così. Nei teen horror, tra l'altro, Midna, Muoiono tutti. muoiono tutti, muore spesso tanta gente, quindi stiamo rispettando lo stereotipo standard dei teen horror, però cercheremo adesso di farci giustizia, ecco. Direi di procedere. Tra l'altro questa Emily è parecchio antipatica, ragazzi, parecchio antipatica, e non si è preoccupata più di tanto della morte del suo amato Però, Matt. poverina, un po' mi fa pena. Adesso è rimasta sola. A me certo non fa pena per questo, insomma. Fa più pena a quel povero uomo che è morto, insomma, povero Lo ragazzo. so, mi dispiace, non so più come chiedere scusa. Ragazzi, se perdonate Midra, mettete 5.000 like. No, vabbè, 5.000 no, ma 2-3.000 like almeno sì, perché insomma. Sono cose che Scusatemi. capitano, sono cose che E capitano. questo gioco è impietoso, cioè non vi fa ricominciare, quindi basta, ormai è fatta. Bello anche questo, quindi con voi stiamo scoprendo anche questa cosa. Però, 5.000 like per perdonare Midna. Perdonatemi, vi prego, Perdonata, vi avanti, io l'ho prego. perdonata. Attenzione. Non male di culo la nostra M, Sì, ma è anche ok. una faccia da culo, ricordiamo. Sì. Su, forza. Ottimo, niente corrente. Niente corrente, ci sarà un Dovrebbe esserci generatore da un qualche parte, un interruttore, qualcosa dentro interruttore. qui. Una stampante. Ecco, usare una stampante, laser non è che sia proprio.
No, un attimo, volevo vedere se c'erano altri dettagli. Sì, nell'armadietto. Secondo me ci sarà qualcos'altro, sì. Ecco, infatti. Ah, sì, il biglietto di scomparsa di Anna. Mi spiace, Anna, chissà dove sei. Ecco, quello che non ho capito è, ma loro sanno che effettivamente... Non... sono morte. Non hanno mai trovato il corpo, presumo. Effettivamente, visto... abbiamo visto anche che il corpo di Matt, una volta caduto e privo di vita, è stato preso da qualcun altro. Questa è una cosa importante. È stato trascinato via da non si sa cosa. Ok, abbiamo la scatola dei fusibili, fin qui tutta ordinaria amministrazione. Possiamo tirarla verso sopra. Ecco, in questo modo abbiamo Che poi non c'era la corrente, ma c'era il faro acceso. Che c'entra? Il faro acceso e col generatore. La corrente, quella con i fusibili, diciamo, con l'impianto elettrico è a parte di solito. Attenzione. Ecco, qui dovrebbe esserci il bengala d'emergenza, quello che si spara, diciamo, il faretto, che si chiama, il fuoco d'artificio, quello che fa pum e la gente ti vede e ti viene a salvare. Questo dovrebbe essere visto da qualcuno, spero non dallo psicopatico, però. Bene, abbiamo sparato il bengala, il raggio di segnalazione, il fuoco di segnalazione, potevamo tenercelo per dopo, adesso sì. Mi viene il sospetto che avremmo potuto conservarlo per dopo. Comunque è andata così, vediamo se adesso alla radio ci risponde qualcuno. Dai, prendiamo. Pronto? Mi sentite? Prendere la linea con il guardiaparchi. Per favore, se c'è qualcuno in ascolto, ci serve aiuto. Passo, passo. Merda. Pronto? Oh mio Dio. Grazie a Dio, ci serve aiuto, presto. Pronto, state cercando di contattarci. Servizio guardiaparchi della contea di Blackwood. Non mi ricevo molto bene. Parlate lentamente, in modo chiaro. Passo. Per favore, oh mio Dio, siamo bloccati sulla Blackwood Mountain e c'è un maniaco qui. Se mi sentite, vedete il vostro messaggio, non riesco a capire quello che state dicendo. Ci serve aiuto, presto! Pronto? Potete identificarvi? Passo. Sì, io direi di assecondare. Sì, sì. Oddio, ok. Siamo... il mio nome è Emily. Pronto? Non vi dicevo in modo chiaro, ripetete, passo. Siamo in cima alla montagna. Siamo sulla Blackwood Mountain, vicino alla baita, e c'è un killer qui, ci sta dando la caccia e ha già ucciso uno dei nostri amici. Oh mio Dio, dovete aiutarci, per favore. Se vogliamo essere onesti, morire. Maniera che colpisce. Sì, signorina. No, infatti. Non allontanatevi da lì. Manderemo degli elicotteri a recuperarvi quando la tempesta si sarà calmata. Passo. Dobbiamo cosa? Comunque aspettare la tempesta quando si calma. All'alba, il prima possibile. Non prima dell'alba. Passo. Oh mio Dio, è qui! Viene a prendermi! Secondo me non è lui. E chi è? Un cervo. Ho tagliato con l'accetta la linea elettrica. Penso siamo adesso sì. Isolati. E allora quello che oh, è? Oh cazzo! Oh mio Dio! No! No! La rete elettrica era proprio i tiranti. Oddio. Ah, ok, erano proprio i tiranti della torretta. Dai. Cerchiamo di
faccia, cioè, mi sta sulle palle, Sam, però... Emily, scusate, però... cercherò di registrare al meglio... Che devi dire tutto sto parolaccio? Vabbè, in quella circostanza l'avrei detto anch'io. No, c'è un momento di estrema tensione. Ma sbaglio o non erano spuntati i quick time event? No, no, non c'erano. Ok, comunque la parte di Emily e Matt l'abbiamo fatta veramente di merda. Malissimo. Però è così come viene, è la nostra prima run. Vabbè, okay. Inutile che lo spieghiamo ancora. Ok, Ashley giustamente è provata dalla morte di Josh. Ricordiamo che appunto abbiamo... scelto di far morire Josh, tu hai scelto di far morire Josh. Chris, Sam, cosa c'è? Chris, volevo solo dirti quello che è successo nel capanno. So quanto è stato difficile, Josh era tuo amico. Ashley, basta. No, voglio dirti grazie, grazie per avermi salvata. Ash, cosa potevo fare? Non potevo lasciare che ti accadesse qualcosa. Sempre la foto. Sì, sì. Voglio vedere se ci sono magari novità, no? Questa porta è chiusa. Qui non sembra esserci niente di interessante. È come se il gioco ci dicesse vai da lui e insomma fregatene per adesso degli indizi. Solo che, sai, tu e Josh eravate amici. E basta. Proviamo Sam e basta, ecco, ecco. Sì, ma voglio dire... Ashley, ora basta, io non voglio pensare a quello che è successo. Chris... Adesso cerchiamo Sam. Ok, Sam, che se ti ricordi l'avevamo lasciato in una situazione di certo non conveniente. Sì, infatti, era una situazione dal cardiopalma. Guarda, questo è un cinema, ma quanto vorrei averlo a casa una cosa del genere. Eh sì. Cioè, abbiamo un televisore grande, però... Vabbè, noi in un certo senso ce l'abbiamo, sì, bombe, però ci sarebbe bello proprio avere una stanza. Attenzione! Ma che... ma di che ti meravigli, piuttosto? Qui prima di entrare di proseguire per l'altra porta non lo so, io vorrei andare in quell'altra porta, non so perché mi viene di andare in quella. Sì, sì, va in quella. E non mi piace affatto. Niente chiusa. È davvero inquietante. Ok. Però era aperta prima, eh? Sì. La cosa qualcuno l'ha chiusa. Oh. Oddio. Che vuol dire? Ma perché non va avanti lui? C'era una femmina, una Hai visto anche tu? Una ragazza. Una femmina. Visto cosa? Quello, Chris, quello. Cosa sarebbe quello? Sembrava una figura trasparente, come un fantasma. Sì, ciao. Sono seria. Perché non mi credi? Ho visto quella cosa. Non conta niente per te. C'è l'inferno qui stanotte, ok? La tua mente è a pezzi. La mia mente è a pezzi. Non mi fido neanche di quello che vedo io. No, io l'ho visto. Io insisto. No, ti sbagli. L'ho visto. E ne sono certa, Chris. Va bene. Forse... sì. Forse hai visto qualcosa. Cerchiamo di calmarci. Secondo te stiamo impazzendo? Sam può essere soltanto qui, Ash. Se solo andassimo a chiamare gli altri e... E se Sam fosse nei guai? Se ne servisse aiuto? Oddio! Andiamo. Bruno Sole. Sì, sì, allora tranquilli. E Chris pensa bene che possa essere un suggerimento per andare appunto dove che devono andare. Vabbè, noi proseguiamo, insomma. D'altro canto ormai... ragazzi, siamo nelle mani di nessuno, siamo nelle mani del destino e delle nostre scelte, che come vedete sono molto suggerite anche dalle nostre emozioni del momento e dai nostri errori, perché è bello anche questo. Poi in questo gioco non c'è essere o non essere bravi. Attenzione! Che hai visto? No, ho sentito qui. Ma sentito... Wow! Ma... scherziamo? Cosa diavolo sta si succedendo? Si muove tutto! Oh mio Dio, che spavento! Ci sono i fantasmi? No, non l'ho urtato io.
Non credo, voglio dire, non lo so. Oddio, perché qui è tutto quanto così orribile? Porte che sbattono, candele che si accendono da sole, e quello spettro, o qualsiasi cosa fosse. Ma secondo me non vuoi vedere cosa sta accadendo. Una spezzata. Come fai a non aver visto quella figura trasparente? Cosa avrebbe che dovrebbe suggerirmi accanto questo? A noi? Poi dove è passata prima Sam? Immagino le cose. Scappando, lei ha tirato i ricordi, abbiamo lanciato via... Ok, allora proseguiamo da questo lato. Ed è quello a preoccuparmi. Non c'è la serratura. Sì, sì, perché poi lui l'ha raggiunto dall'altra parte, insomma... Sam, se c'è davvero un pazzo qui, potrebbe essere morta anche lei. Non dirlo nemmeno, ti prego, Chris. Ah, oh, ok, aspetta, girati! Il fantasma! Eh? Non l'hai visto? Che idiota! No! Perché giocavi col cellulare, stupido? Stavi twittando hashtag c'è un bel fantasma che ci dà la caccia! Ash, calmati, ok? Qui non c'è alcun fantasma. Sei solo, di chi poi, qual è il solo sconforta per quello che è successo a Josh. Sei tu che non eri attento, l'ho visto! Ho visto un fantasma e sembrava Anna! Aspetta, o forse Beth! Cazzo, Ash, pensi che ci abbiano seguito dopo la seduta spiritica? Non lo so, forse! Non è così, perché... I fantasmi non esistono, ok? Ok, chi parlava alla seduta spiritica allora, Chris? Non lo so. Cos'è stato? Come ci andrei, me ne scapperei direttamente. Ormai conviene indagare. Ormai conviene indagare. Io lo farei anche nella vita reale. Dire che possiamo prenderle, vediamo. Eh sì, dobbiamo prenderle, non mi sembra che abbiamo molta alternativa. Ah, ecco qui. Oh, 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 attenzione. Oh, oh. Ora lui non si gira. Girati qua. Guarda là, Chris. Oh, l'ho vista. Non dirmi che non l'hai visto. Quello. Lo vedi? Quello. Lo vedi? Io non so. È una follia. Chris, ci sta mostrando la via. Ma la via buona o la via verso la morte certa? Oh, è incredibile. Guarda, guarda Chris. Si vede dalle finestre. Che cosa? Si vede cosa? Mini mobili? No, è come una scena con bambole e tutto. Sì. Allora, le bambole che hanno una telecamera. Sì. Tra l'altro hanno gli occhi. Molto inquietanti. Gli occhi sfigurati. Vedi? Ok, okay, usiamo la chiave. Un po' mi spavento. Ti dicevo, il fantasma vuole aiutarci. Ok, allora. Wow, cosa sta succedendo qui? Oddio, è come... Non è come niente, siamo noi. Nascosti ad aspettare Anna, l'anno scorso. Quando hanno fatto lo scherzo. Vero, 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 è la scena dell'inizio. Di quando hanno fatto lo scherzo Anna, opera di qualcuno era lì. O di qualcuno, o qualcosa che ci osservava. Forse è un avvertimento, forse... Forse qualcuno l'ha messo qui per confonderci. No, deve essere il fantasma. Vuole dirci che il pazzo ha ucciso Anna e Beth. Credo che sia questo bastardo. Sta cercando di farci uscire di testa. Perché avrebbe dovuto fare questo, Chris? Sta cercando di dirci che verrà a prenderci tutti quanti. Ah! Oh, no! Un diario, 2013-14. Vediamo. È il diario di Anna. Ok. Cerchiamo di... La mamma è d'accordo, ho spedito gli inviti, la festa si farà, odio dover aspettare, però Rush, Matt e Sam hanno detto di sì, ancora nulla da Mike. Oddio, Mike ha detto sì, ho chiamato Josh oggi pomeriggio. E vai, domani festa, sarà stare tutti insieme qui in montagna, sarà fantastico. Praticamente è Anna che è entusiasta per questa. Un po' di momiglia Anna, diciamo. Sì, vabbè, era giovane. Non posso leggere. È troppo triste, Chris. Era felice di stare con Mike, però poi, diciamo, la serata non è volta a buon fine. Che cos'è? Ragazzi, ormai abbiamo eliminato quasi ogni legame con la realtà. Stiamo procedendo per, cioè, in base a quelli che sono ormai dei momenti di surreali proprio. Lui fa andare avanti lei. Giustamente. Ok, sembra esserci molto freddo dentro questa stanza. Oddio, che troia!
si è andato Chris! Avanti. Niente. Però tu l'hai visto, Chris, davvero? Ho visto... Non puoi non aver visto... Ma dove è andato? Ho visto qualcosa. Ehi, ehi, guarda qui. Non sembra vecchio come tutto il resto. Un catalogo di lampadine industriali. Che cosa strana. Eh beh, non mi sembra interessante. Guarda. Ok, lampada originale per proiettore di tipo RGB. Ci servirà, probabilmente ce l'abbiamo già. Questa portiamocela. Sì, può sempre servire. Una forbiciazza. Ok, effetto farfalla vuol dire che avremmo potuto anche non prenderla, da quello che ho capito, giusto? Sì, sì, sì. Ok. C'è un'altra cosa qua. Una testa di bambola. In effetti, non la voglio girare. Lo sapevo che schifo. Lo sapevo. Ma tutto sommato questo è abbastanza spiegabile, sono degli scarafaggi. Ma quella faccia di prima, quel fantasma, tutta questa atmosfera... Sta così, infiltrazione di umidità parecchio inquietanti. Aspetta, da qui si va in un'altra stanza. Che in realtà qua non me lo fa. Chris, non so se voglio andare avanti. Eh no, ormai andiamo. Ma abbiamo fatto 30. Ecco, siamo in quella parte tutta rovinata, sì, con cui che avevamo attraversato con Mike, adesso. Se te ti ricordi. Sì, sì, sì. Prendete per il culo. Chissà se potremmo fare. Questo è un intero anche altro hotel, non avevo anche idea. Con Mike all'inizio, ti ricordi? Sì. O no? Mi pare che avevamo attraversato con Mike. Con Sam sicuro. Io credo di non farcela più. Sì, anch'io. Ormai sono al limite. Io volevo solo dimenticare i fatti dell'anno scorso. E guarda com'è finita. Non so, Anna, che volesse fare. Sì, beh. Sai com'è quando hai una bella cotta per qualcuno? Bene, così in pratica mi stai dicendo che abbiamo messo una nostra amica fragile in una situazione terribile che l'ha portata a scappare e sparire nel nulla. Sì. L'abbiamo ridicolizzata. Se fossi stato tu, non credi che saresti scappato? Ma chi piace essere preso in giro? Ma io mi sarei incazzato e avrei preso tutto a manate, però io sono io. La gente non mi prende in giro. Io avrei avuto un po' la reazione di Anna, magari non Chris, come lei, però. L'abbiamo ridicolizzata davanti a tutti i suoi amici e al ragazzo che le piaceva. Non riesco a immaginare niente di peggio. Aiuto, mi sta un po' impressionando. Sì, sì, questa è la puntata più coinvolgente, forse. Anche per l'errore che abbiamo fatto all'inizio, che ci sta tutto, ragazzi. Oh no! Cioè, questi non sono di quei giochi da fare da prova. Il braccialetto di Sam. E lei non se lo toglie mai. Per certo di Sam, perché di qui è passata Sam? Sì, andiamo a trovarla. Vediamo se possiamo esplorare in qualche modo. C'è qualcosa a terra? Sono dei giornali. Ehi. Ok, mittente, quality copy, limited. Ma questi sono finti. Vabbè. Ma che stanno dei giornali finti? Come giornali finti? Davvero. Una bella domanda. Perché finti? È proveniente dal Canada. È come se fosse un set. Come se fosse una presa in giro. Una bella osservazione, cara Midna. Detective Midna all'opera. Detective Midna. Poi non ci azzecco mai, però questo è un altro discorso. Attenzione! Sai cosa? No. Ash. Ne ho abbastanza. Non voglio addentrarmi ancora in questo maledetto incubo. Ashley. Ti capisco, ok? Anch'io sono spaventato, ma se Sam è laggiù sola con un pazzo, come possiamo andarcene? È come se la uccidessimo noi. Beh, sì, ormai che siamo qui. Sì. Maledizione. Sì. Io me ne sarei andata, però vabbè. Sì, andiamo. Perché hai sempre ragione? Non ho sempre ragione. Beh, quando hai ragione, hai ragione. C'è il rischio che moriamo tutti e tre, però almeno. No. Dobbiamo trovare Sam. Tanto ormai. Forza. Attenzione, c'è qualcosa là sopra. È lui. Chris, ah. Ho una sensazione davvero strana. Cosa intendi? Continuo a pensare che quei finti giornali siano in qualche modo collegati al tizio che ha ucciso Josh. Cioè? Come? Come se fosse una messa in scena? È una messa in scena. Sì, ma come? È come se e tutto se avesse quasi senso, ma sento che ci sfugge qualcosa. Ma l'ha visto che è morto? Chi lo sa, può darsi che fosse finto.
Come fosse finita? Non lo so, cioè, sai com'è? Effetti di scena, qualcosa... No, sì, impossibile. No, ah, sì. Cos'è? Ok, sembra una batteria per auto. Sì, è una batteria per auto. Batteria e timer. Con un timer, il che è molto sospetto. No, TV luci, nice. Quindi è tipo come se fossero alimentati separatamente. Ho la sensazione dalla corrente elettrica. Ho la sensazione di aver saltato qualche parte, però. Che cos'è sta cosa? Quel manichino che c'era prima. Sembra la sala delle torture. Oddio. Eh sì, eh sì. Attenzione, questa è la rotella che... bene. Che prima ha macinato Josh, o no? Catene ganci, dammi R1, scusa, per capire bene... Trovato in vecchio hotel. Insanguinati, sembra l'attrezzatura di un mattatore. No, non dà più di tante informazioni, devo dire. No. Oh, cazzo. Credi che questa roba sia sua? A meno che gli Washington non avessero passatempi bizzarri, direi... sì. Forse. Ti sembra il caso di fare una battuta sarcastica durante non è proprio momenti il caso. Come questo? Non penso che sia proprio il caso, sai? Momenti di alta tensione, Midna. Momenti di alta tensione che cercheremo di risolvere e di venirne a capo. Ecco, perché a volte ti devi avvicinare. Sì, infatti. Siamo questi noi. Sono loro. C'è Sam, c'è Mike, c'è Matt, che ormai rip. C'è Ashley. C'è Emily. Perché Emily è segnata così? Forse per dire la prossima. Noi non sappiamo se è morta Emily. L'abbiamo lasciata che penzolava da quella torretta. E non c'è. Può essere legata Chris. A quello che ci ha detto lo psicologo. Ti sta simpatico questo, simpatico quest'altro. Cazzo. Può darsi, cara Mindana, può darsi. Adesso si dipanerà la trama e probabilmente capiremo tutto. No. Più che altro qui mi sembra che ci sia una porta, sì, ma non è esplorabile. Anche qui sembra ci sia una porta. Magari ci sono indizi, prima di proseguire. Ehi! Oh mio Dio, non posso credere. Oh, l'abbia fatto davvero. È dell'anno scorso. Non pensate che sia uno scherzo un po' crudele? No, andiamo. Quello stupido scherzo. Come fa a avere il nastro? Non è un po' imbarazzante? Quando stavano organizzando lo scherzo, sì, giusto? Sì, sì. Lei è così... Così come? Mike? Così emozionata. Sono Anna. Così viva. Ciao, Anna. Non sospetta nulla. Sì. Oh. Se il killer fosse lei, fosse Anna. No. Sì, ce l'abbiamo vista morire. Ti ricordavo così coinvolta. Beh. No, mi è dispiaciuta, dai, dispiaciuta. È orribile. Mi sento uno schifo. Scusa, non doveva finire così. Sembri parecchio divertita. È quella la parte peggiore. Era soltanto uno scherzo. Doveva essere divertente. Sì. Non voglio rivedere più questo filmato. Perché me l'aspetta. Cosa sta succedendo? Ash, calmati, ok? Non ce la faccio. I fantasmi e questo filmato e calmati, tutte le cose che volano in giro. Calmati, per un secondo. Perché? Per quale motivo dovrei calmarmi? Sto impazzendo qui dalla paura. C'è qualcuno che ci sta prendendo in giro. Pensaci, i fantasmi non usano le telecamere. Non fanno questi giochetti. Provo a portare indietro per rivedere se spunta di nuovo. Se non spunta di nuovo, non lo so, c'è un fantasma. Forse è la stessa persona che ti ha legato e ha ucciso Josh. Giusto. La stessa persona che potrebbe avere Sam, proprio ora. Forse hai ragione. Vorrei non averla. Sì, ma il filmato potrebbe essere toccato, diciamo. Però il fantasma che hanno visto, l'hanno visto o no? Cioè, cos'è, un ologramma? Non lo so, io non giuro che sono parecchio confuso. Guarda là. Ok, qualcuno ha trascinato un cadavere da questa porta. Vediamo se si apre. Dai.
Fatto, ma questa cosa è pesante. Stai attento. Devi passare, Ash, non riesco. Presto! Chris! Ma cosa? Credo di aver visto Sam là. Ash, sei sicura? Non lo so, però dobbiamo controllare. Io dico che chi sanguinava è passato di qua, ok? Per cui andiamo, ora! Beh, basta, basta, segui Chris. Ok, sì, hai ragione, arrivo. Oh, era ora. Cosa sta Cristo. Oddio. Che cos'è? Non capisco. Perché rinfrescare questo posto se già si gela? Chissà cosa passa per questa. Ah, quindi è una cosa che genera freddo? Sì, però io so che c'è un... lo sapevamo già, ecco. Aspetta. Perché non ci siamo spaventati. Quelli sono... Sì, i vestiti di Sam. Sono i vestiti di Sam. Direi che ha sbagliato. Quindi lo psicopatico è stato qui sotto, sicuro. Non può essere Sam questo. Anche perché lei era nuda, aveva la accappatoia. Ma che c'entra? Lo stato, cioè, per questo potrebbe averla rivestita, no? Lo stato di putrefazione di questo sì, cadavere. Sì, ok, ovviamente. Però dico, lui aveva i vestiti e quindi si sta prendendo gioco di loro vestendo un cadavere. Tutti questi... Certo, il cadavere c'è, quindi qualcuno è un cadavere, morto. È un cadavere. Ma non è un nostro amico, quindi no, ce lo possiamo fregare. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo in realtà. Sicuramente questo è il momento più concitato e quanto mai più, diciamo, allarmante di tutto il gioco che abbiamo vissuto finora. Oh, Chris. Oh, no. Ehi. Sam? Oh, mio Dio, non è una bella cosa. No. No, non lo voglio fare. Ok, non è morta, non è morta, è ancora colorita. Oh, cazzo! No, non è morta, non è morta, non è morta, non è morta, ragazzi, non è morta. Allora, cos'ha? Cos'ha? Ah, perché lui ha messo il gas. Sì, cerchiamo di non farla morire. No, va bene. Cazzo! Dobbiamo portarla. Diglielo, girati! Chris! Oh, merda! Fammelo usare. Sta lontano da me. Anche sulla spalla, no, non è così invalidante come... Vivi e impara! Cosa? Vai! Vivi e impara! Vivi e impara! Vivi e impara! Vivi e impara! Oh, cazzo! Cioè, ci ha voluto dare quasi una massima, no? Una massima di vita, cioè, non capisco. Un'altra scena alla sua? Un'altra scena alla sua all'enigmista. In cui sicuramente dobbiamo scegliere chi far vivere e chi far morire. Dove siamo? No, e se non fosse morta, se io volesse vendicare lo schermo, non penso. Come quello che ho detto prima, io mi hai detto no, vaffanculo. No, magari in realtà non era morta. Non era morta, l'abbiamo vista con i nostri occhi. Però potrebbe essere. Potrebbe anche non essere morta. Non è però quello è un uomo, cioè si vede che è grosso, no? Dirmi cosa? Sì. È troppo tardi. Chris, a che serve? Poi da uno scherzo a voler ammazzare tutti, cioè ce ne passa. E ora, guarda, abbiamo sprecato Esce. Tutto. Niente è andato sprecato. Cosa vuoi dire? Ogni secondo che ho passato al tuo fianco ha reso la mia vita degna di essere vissuta. Cosa vuoi dirmi, Chris? Mi spiace. Avrei dovuto dirtelo prima. Chris. Ti giuro, quando torneremo a casa. Oddio! No! Ashley, ti salverò, non ti lascerò morire! No! Adesso la scelta la fai tu se ce la vuoi fare, visto che è colpa sempre mia. Silenzio, allora, vediamo. Non aver paura. Oh, invece dovresti, Ash, perché ecco il colpo di scena. Chris ha già dovuto fare una scelta fatale oggi. E ora dovrà farne un'altra. Chris, puoi prendere l'arma davanti a te e sparare ad Ashley. Oppure puoi sparare a te stesso. Quello che rimane resta in vita. La scelta è tutta tua. Non essere sciocco, Chris. No, possiamo anche non fare niente? Sì, e quelle cose cadono intanto in testa, capito? Quelle cose stanno
stanno scendendo. No, no, aspetta, no! Fermo! Non puoi farlo, Chris! Spara a me! Prima tu hai scelto di salvare me! Ora tocca a me scegliere e io scelgo di salvare te! Voglio che questa sia la mia ultima decisione! Chris, ti prego! Oddio! Oddio! Non riesco. Ecco, muoiono entrambi! Rendete conto? Come muoiono entrambi? Penso di sì, perché vedi, sto scendendo da come. Oddio, cosa fai? Cosa faccio? Sparo a me. E se non sparasse nessuno le cose si fermassero? Voglio sperare che si fermi, non voglio sperare! No! Detto che siano morti. Ti sei spinto troppo oltre. Non lo capisci? Eh? Non capisci che questa orgia di torture è durata anche troppo? Eh? Che cosa ti dà il diritto di giocare con le vite di queste persone? Cosa ti rende così speciale? Gli aveva dato una sorta di testata nella puntata precedente. Cioè, ragazzi, il cuore è a 6.000. Sei malato! Sei un pazzo malato! Che cosa diavolo hai fatto? Eh? Che cazzo hai fatto? Sono ancora vivi allora. Psicopatico. Ah, però quello è un filmato precedente. Psicopatico! Cioè, capisco sempre meno. Ragazzi, siamo parecchio confusi, agitati, questa forse è una delle migliori puntate. Vabbè, ci avrete già sicuramente perdonato l'errore iniziale, ma... Wow, fateci sapere che scelta avreste fatto voi, fateci sapere se secondo voi ho fatto delle scelte giuste. Però senza spoilerare. Senza spoilerare, fateci sapere che scelte avete fatto voi. E noi ci vediamo alla prossima. Secondo me non sono morti quei due. Sì. Secondo me Ashley e Chris non sono morti. Però effettivamente non ha fatto vedere la morte. Secondo me non sono morti. Lo scopriremo nella prossima puntata, forse. Ciao ragazzi. Alla prossima. Ciao.